Le cose che toccheremo oggi non riguardano tanto la cultura, il sapere e neanche il credo religioso. Voglio subito dire che quello che toccheremo oggi rispetta qualsiasi credo religioso, cari amici, qualsiasi. Io proprio questi giorni sono stato contattato da diversi buddisti, no? Che io amo profondamente. Qualcuno mi ha detto, io sono dell'Hinayana, io sono del Mahayana. Io voglio dire che queste correnti fanno tutte del bene, cari amici. E non è troppo importante decidere quale sia meglio, quale sia peggio, quale... Non ti preoccupare. Voler portare l'enfasi sulle distinzioni è tipico dell'ego, sulle differenze. E questo non è importante. Una cosa molto bella è che i primi insegnamenti che oggi inizieremo a toccare del Buddha sono incredibilmente vicini agli insegnamenti di Gesù. Invece la religione che è venuta da Gesù e la religione che è venuta dal Buddha sono molto più diverse tra loro. A me piace moltissimo portare l'enfasi su quello che fa bene, su quello di cui l'uomo moderno ha bisogno. Quindi, rispettando tutte le tradizioni religiose, anche tutte fanno del bene, tutte fanno del bene. Ma allo stesso tempo cerchiamo oggi di entrare nell'insegnamento di uno dei più grandi maestri che mai si sono incarnati sulla terra, a prescindere rispettando tutti i credo religiosi. Ecco, questo ci tengo tantissimo a dirlo. Quando ero molto giovane, quando andavo all'università, mi ricordo che in metropolitana, quelle rare volte che non andavo col motorino sdrucinato, e mi portavo dei libri, no? Mi ricordo che un giorno mi ritrovai a leggere in metropolitana questo libro meraviglioso sul Buddha, no? E mi colpì che il giorno stesso dovetti compilare dei moduli indirizzati alla Sapienza dove c'era scritto il Magnifico Rettore, no? Al Magnifico Rettore. E mi colpì perché un'ora prima avevo letto il Sublime Maestro. E allora mi colpì, e oggi voglio rioffrirvi questa semplice intuizione che ebbi da ragazzo, mi colpì la differenza tra il Magnifico Rettore, che è una carica svolta davanti agli uomini, e il Sublime, che invece è uno stato di coscienza raggiunto. O, se vogliamo dirlo in altro linguaggio, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Uno, il Magnifico Rettore e tutti questi titoli, che vanno benissimo, non hanno niente di male, sono però davanti a quello che noi facciamo davanti agli uomini, a Cesare. L'altro, il Sublime Maestro, oggi in Oriente viene semplicemente chiamato il Sublime, è invece legato non tanto a quello che un uomo fa davanti agli uomini, certamente facendo tantissimo come l'insegnamento che il Sublime ha portato davanti agli uomini, ma a quello che una persona realizza dentro se stesso. Quindi in questo senso noi avvicineremo gli insegnamenti del Sublime come realizzazione personale di un grandissimo essere e come spinta alla propria personale realizzazione, non tanto al proprio personale credo che rispetto comunque a prescindere. Spero sia chiaro questo, non mi voglio soffermare ulteriormente. Prima di andare avanti, prima di entrare nella prima lettura di questi insegnamenti straordinari, pensavo mi stai a smottare una spalla, è buono essere distaccati dal corpo, ma se intanto hai smottato una spalla non te ne accorgi, sei messo male, no? È buono. Prima di entrare in questi insegnamenti, voglio introdurre velocemente qualcosa che ci aiuterà a capire meglio le parole straordinarie che leggeremo oggi e che anche un pochino, mi auguro, riscopriremo insieme. Questi insegnamenti ora sono fuori, diciamo così, dalla visione buddista e riguardano tutte le tradizioni spirituali, riguardano il sé inferiore e il sé superiore, o per dirla in altro linguaggio, la natura inferiore e la natura superiore dell'uomo. Noi, cari amici, cercate di essere molto attenti, non per concordare con quello che dico, ma per trovare delle assonanze, delle vibrazioni, non come un diapason vicino a un altro diapason, semplicemente. L'intento di essere qui è vibrare insieme, non tanto sapere qualcosa che prima non sapevo. Noi, cari amici, abbiamo per secoli, per millenni, radicato in noi una natura antica, preistorica, che è una natura animale. Una parte di noi, è anche giusto che sia così, è egoistica, è addirittura crudele. Questa parte di noi non è malvagia. Ma come? Hai appena detto che è crudele. Ha un suo perché. Se tu vedessi quanto è difficile la vita per un lupo nei boschi, con metri di neve, con temperature glaciali, con cibo molto scarso, tu ti accorgeresti che il lupo, un animale meraviglioso che amo profondamente, nei millenni ha dovuto sviluppare una certa crudeltà, un certo egoismo. Se così non fosse stato, quest'animale meraviglioso si sarebbe estinto.
E lo stesso vale per tutti gli animali che tu puoi trovare non sul balcone di casa che mangiano i croccantini, ma per tutti gli animali che tu puoi trovare nella natura, selvaggia, liberi. Hanno bisogno della loro natura animale, che se così non fosse, timorosa, famelica, profondamente istintiva, si estinguerebbero. Io penso che nessuno di noi andrebbe dal lupo a dirgli: guarda, non sei abbastanza buono, ora vieni qui e ascolta gli insegnamenti del sublime. In un certo senso, il lupo è una creatura magnifica che va bene così com'è. Bene, questo vale, cerco di usare un linguaggio molto semplice, ti prego di seguirmi, questo vale anche per la natura inferiore in noi. La nostra natura inferiore non ha niente di male nell'essere così istintiva, animalesca, attratta dagli impulsi che la mantengono viva, sessuale e di cibo. Se un animale non mangia, se un animale non si riproduce, la sua razza va estinta velocemente. Va bene? Mi segui? Qual è il fatto? È che noi per anni, cerca di fare chiarezza perché questo ti aiuterà a comprendere le parole del sublime maestro. Noi per millenni abbiamo nutrito e radicato in noi la nostra natura inferiore, istintiva, animale, che, cari amici, va bene così com'è, non ha niente di sbagliato. Qual è il percorso di una persona, a mio avviso, troppo morale? Criticare quel lato animale e non dire il lupo è bello così com'è. Qual è l'altro fatto? L'altro fatto è che al fianco di questa natura inferiore noi abbiamo anche una natura superiore, un'individualità, dillo come vuoi. Questa individualità non è invece altrettanto radicata in noi, perché siamo poco consapevoli. Nessuno di noi qui ha bisogno di dirgli: guarda, se non mangi, muori. Nessuno di noi qui, a parte qualche persona malata che rispetto profondamente, no? Nessuno di noi qui ha bisogno di dire: guarda, ricordati di mangiare. Perché? Perché la natura animale è abbastanza radicata dentro di noi. Quindi noi abbiamo un impulso naturale a non estinguerci mangiando e non lasciando che il nostro corpo muoia. A volte un impulso pure troppo mangiare, no? Ok? Lo stesso, noi percepiamo la nostra natura sessuale. Percepiamo l'attrazione su una giovane donna, un giovane uomo. E anche questo, su un piano più alto, è voluto affinché la nostra razza non si estingua. Mi segui? Che cosa invece? Cerca di capirlo, è semplicissimo. Che cosa invece ha bisogno di essere incoraggiato? La nostra natura superiore, che non ha ancora abbastanza attecchito in noi. Quindi l'uomo non ha tanto bisogno di essere incoraggiato a bere o a mangiare, perché non si lascerebbe morire di fame o di sete. Tuttavia ha bisogno di essere incoraggiato per meditare, per pregare, per diventare più consapevole, per vivere una vita più nobile, per vivere una vita meno schiava dell'ego, cari amici. In questo l'uomo ha bisogno di essere incoraggiato, perché la sua natura superiore, benché già esista, non è abbastanza radicata in lui, in lei. Ora faccio un piccolo passo avanti, cerca di seguirmi. Che cosa accade quando la natura superiore in qualche modo è troppo sradicata dall'uomo? Il cane anche è d'accordo, sentite? Accade che l'uomo, vivendo principalmente della sua natura inferiore, uso questo termine non a caso, soffre. Soffre, soffre e fa soffrire. Trasforma l'amore in sofferenza, trasforma il lavoro, la creatività, la gioia di ricevere del denaro per poi poter spendere per quello che io faccio, in una sofferenza, o detta come diceva Lao Tse, in una rottura dei coglioni tutti i giorni. Seguimi, è importante questo. Quindi questo accade non già perché dobbiamo lavorare, non già perché dobbiamo vivere, non già perché amiamo una donna, un uomo, i figli, la famiglia, quello che sia, ma perché viviamo solo di questo. Se tu capisci questo, più una persona avanza e più non condanna niente dentro se stesso, ma allo stesso tempo trascende questa natura. Che cosa fa un vetro? Un vetro si lascia attraversare dalla luce del sole, un muro no. Allora, che cosa accade a una persona che piano 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 evolve? Una persona di questo tipo inizia a fare in modo che la sua natura inferiore, uso questo termine, educata, armonizzata, purificata, come siamo nella MPA normalmente, inizia a poter essere
attraversata dalla luce della sua natura superiore. La cosa meravigliosa è che questa luce, che potete chiamarla come volete, non è neanche troppo importante il nome, non condanna nulla della nostra natura inferiore, ma accetta tutto. Sapendo accettare, è già di per sé una natura superiore. Non ha bisogno di combattere contro. Accetta e ama. Più una persona è come un muro, meno una persona si lascia attraversare dalla luce della sua natura superiore, più questa persona soffre. Perché parlo di sofferenza? Perché gli insegnamenti, è buono, questo è il Buddha, perché gli insegnamenti del Buddha parlano, qualcuno dice in accezione negativa, non sono assolutamente negativi, no? Ma parlano di ciò che l'uomo deve in qualche modo trascendere. Per conoscere ciò che è, il Buddha ci parla di ciò che non è. Per farci conoscere la realtà più alta, il Buddha porta l'attenzione su quello che ci appare reale ma non lo è, da cui dobbiamo distaccarci. Quindi apparentemente in un'accezione negativa, il punto di vista del Buddha è straordinariamente positivo. Positivo nel senso vero del termine, avvicinare l'uomo alla sua realtà superiore, non farlo vivere soltanto, senza condannarlo, nella sua realtà inferiore. Mi segui? Se ne vuoi anche un'altra, ce ne sono due o tre, puoi campanellare così e fare un film. Questo, cari amici, è il lavoro a cui si dedica qualsiasi iniziato di qualsiasi tradizione spirituale. Possono essere lavori completamente diversi, preghiera, meditazione, mantra, vipassana, possono essere qualsiasi lavoro. Ma tutti questi lavori, è importante vedere la semplicità e la profondità, l'essenziale, la parola essenziale è bello, no? È essenza. Qualsiasi iniziato si dedica a diventare più trasparente, più permeabile alla propria natura superiore. Questo può essere fatto in mille modi, dalla lettura di testi profondi che risveglino in me la comprensione, alla pratica di consapevolezza, al Dharma, in mille modi diversi. Ma ciò che accomuna tutte le vere pratiche spirituali è un lavoro tale da rendere la mia natura inferiore più trasparente, più purificata, usando un termine di cui parliamo nella meditazione profonda, e più permeabile alla luce della natura superiore. Mi segui? Questo a prescindere dal linguaggio tibetano, indiano, di 2600 anni fa, che mi piace di più, mi piace di meno, devi capire l'essenza delle cose. Devi comprendere l'essenza profonda di quello che stiamo toccando, non le paroline, neanche la cultura. Mi segui? Allora, ora vi faccio vedere un'immagine che forse avrete presente. Più appassionato di mitologia avrà riconosciuto subito Ercole. Che cosa fa Ercole? Chi è Ercole? Beh, lo sappiamo, è uno mezzo dio e mezzo uomo che in realtà deve conquistare la sua divinità sviluppando la sua virtù. Storielle per bambini. No, un meraviglioso insegnamento. È una persona che ha il seme della divinità dentro sé e la sua vita è spesa per sviluppare quella divinità. Attraverso che cosa? Attraverso delle prove, fino a diventare completamente, uso un linguaggio occidentale, figlio di Zeus, figlio di Dio. Quindi è un mezzo uomo e un mezzo Dio. Permettimi di usare il linguaggio di prima, è un po' natura inferiore e un po' natura superiore. Ma tutta la sua vita è spesa, ricordate le fatiche di Ercole, è spesa per accrescere la sua natura superiore, okay? Per riscoprire, riportare a galla la sua natura divina. Ovviamente questo, capite bene, non è solo l'abbellimento di una casa di un ricco romano del passato, in questo caso una villa romana, ma è un insegnamento iniziatico che abbiamo dimenticato oggi dentro ai cartoni animati, nelle favolette. Perché esattamente questa prova? Perché Ercole, l'abbiamo trovato anche nella Divina Commedia, sta affrontando un cane a tre teste che gli appassionati di mitologia avranno riconosciuto subito come Cerbero. Cerbero, esotericamente, ha tre aspetti della natura inferiore. Incredibilmente ce ne parlerà il Buddha, come le tre bramosie che legano l'individuo alla sua natura più bassa. Che cosa fa Ercole? Simbolicamente sconfigge Cerbero, ma non lo uccide, lo sottomette. Quindi fa in modo che la forza di un animale selvaggio dall'aspetto trino diventi in qualche modo un suo alleato, non un suo nemico.
Ne vedi il significato? Non lo uccide, non uccide la sua natura inferiore, la doma. Quindi il combattimento di Ercole contro la sua natura inferiore è il simbolo del combattimento che ogni iniziato, ogni persona che vuole salire, trascendere a un livello più alto, deve in qualche forma affrontare, conoscere. Qual è la particolarità? È che la natura inferiore, sia nell'esoterismo orientale che occidentale, è rappresentato da tre aspetti, tre teste che possono sbranarti. Ma noi conosciamo una parola, fin da bambini, la Trinità. Bene, incredibilmente, la parte superiore, come un riflesso della parte inferiore, è sempre composta esotericamente da tre aspetti. Ognuno essendo la sublimazione del suo aspetto inferiore, ma non l'uccisione del suo aspetto inferiore. Mi segui? Sei abbastanza sveglio? È importante che tu lo sia, perché oggi toccheremo degli aspetti esoterici, raffinatissimi, che miracolosamente, cari amici, incredibilmente, ritroviamo nell'esoterismo occidentale quanto nelle parole del sublime maestro. Allora capiremo forse un pochino di più queste verità straordinarie che andiamo a leggere. Ti prego di fissarti dentro questa immagine. L'uomo forte. Chi è l'uomo forte? Ah, l'ho visto nei musei, è più muscoloso degli altri. No, quello è l'aspetto esteriore. L'uomo forte è colui che conosce le vie della forza, direbbe un cavaliere Jedi. L'uomo forte è colui che conosce quella grande forza di cui è soltanto un canale, non è la sua. È un canale di quella forza. L'uomo forte è colui che aspira a non essere schiavo del suo cerbero, delle sue nature inferiore, che è triplice, trina si dice esattamente, per trascendere e andare a conoscere la vera divinità in lui, di cui soltanto è un po' a metà all'inizio. Mi segui? Perché Ercole non rappresenta tutti noi, cari amici? Perché quasi nessuno di noi sente il richiamo a quella trascendenza. Quasi nessuno di noi ha la coscienza di essere un po' divino e che è su questa terra per sviluppare di più la sua divinità, per affrontare il suo Cerbero e per andare oltre. Mi segui? Quindi in questo senso Ercole è nascosto in ognuno di noi, ma non tutti siamo Ercole perché non siamo coscienti di questo. Ora mi interessa che tu in qualche modo ti fissi interiormente Cerbero a tre teste e il guerriero che tende a trascendere la sua natura inferiore affrontando i suoi demoni. Mi segui? Il sublime maestro è colui che in qualche modo ha realizzato la sua natura più alta, la sua natura superiore.